Bellissima questa descrizione della vita di Dio. Il Padre è in me e io nel Padre. Uno dentro l'altro. Uno abita nell'altro. Bellissimo, no, questa cosa? È un po' quello che sperimentiamo noi. Quando riviviamo la vita di Dio, attraverso l'unità, quando siamo uniti nel nome di Gesù, cosa succede? Che io sono dentro di te e tu sei dentro di me. Tu parli e io mi sento espresso dalle parole che dici tu. Parlo io e tu ti senti espresso dalle parole che dico io. E c'è questa unità anche di pensiero, meravigliosa. Per cui diventiamo veramente una cosa sola. Uno abita nell'altro. E questo è il miracolo che può fare solo Gesù in mezzo a noi. Può veramente trasformarci in un'immagine di Dio. Chi vede noi può capire come è fatto Dio. Un po' come dicevano questi giovani ieri sera, che tornando indietro dicevano, abbiamo fatto la stessa esperienza, tu mi raccontavi quello che è stato per te questo viaggio di perlustrazione e io dicevo, è proprio quello che è capitato a me, ho capito anche che cosa ho vissuto io. Ecco, questa unità che fa sì che uno sia nell'altro. Viviamo questo, veramente conquisteremo il mondo, perché questo il mondo non ce l'ha, non è capace, al massimo il mondo fa dei compromessi, al massimo ci si mette d'accordo, oppure prevale uno sull'altro, l'altro deve star zitto, subire, oppure, insomma, capite, l'unità nel mondo è questa roba qua, non c'è la vera unità. La vera unità possiamo portarla noi, possiamo portarla anche nel mondo, negli ambienti di vita quotidiani, mica solo viverla qua, però cominciassimo già a viverla qua, è già un bel inizio, ecco.